Pensiamo che la fede sia una serie di doveri. Dobbiamo pregare, dobbiamo andare a messa, dobbiamo aiutare, essere solidali, eccetera. Qui si dice che la fede è un tesoro, è una perla, è una cosa bella di cui tu ti innamori e spontaneamente lasci tutto il resto. Un uomo che trova un tesoro nascosto in un campo vende tutti i suoi averi per comprare quel campo. E tu perché a Gesù gli dai il minimo indispensabile per non sentirti troppo in colpa? Perché per te Gesù non è un tesoro, non è una perla preziosa, perché tu non hai mai scoperto la bellezza di Gesù, non ti sei mai innamorato del suo progetto sul mondo, non ti sei mai appassionato del sogno di Gesù sull'umanità. Per te Gesù non dice niente di speciale che non avevano già detto le varie religioni che ci sono nel mondo. Secondo te il mondo non ha bisogno del progetto di Gesù per progredire. In fondo tu pensi che anche se Gesù non fosse mai esistito, in fondo non cambierebbe nulla. E la cosa più terribile è che non sono solo i non credenti o coloro che non vengono in chiesa a pensarla così, ma a volte sono proprio i cattolici praticanti, a volte persino i preti. I cristiani di oggi non hanno stupore per Gesù. Non considerano la conoscenza di Cristo come il tesoro della vita. Al massimo se la cavano, quando va bene, con una serie di doveri da fare per sentirsi a posto con la coscienza e non pensarci più. Gesù non è il pensiero, è il confronto continuo di tutta la giornata, ma ce la caviamo con alcune pratiche religiose, fatte più in fretta possibile, in modo da ridurre il pensare a Gesù al minimo indispensabile. Certo, senza l'Eucaristia domenicale perdiamo la nostra identità, perché perdiamo la fonte. Il vero credente in Cristo deve poter dire: io sono l'Eucaristia domenicale, io sono la messa. Ma deve essere una messa vissuta in modo coinvolgente, non un precetto fatto in fretta per sentirsi a posto, ma una fonte di forza rivoluzionaria nella vita personale e nella società. Sicuramente voi siete appassionati di Cristo, siete tutti innamorati di Cristo, certamente tutti considerate il suo sogno rivoluzionario come l'unica salvezza per l'umanità. Ma nel caso ci fosse qui anche solo una persona che sentisse questa noia per Cristo, che vedesse Gesù come uno tra i tanti fondatori di religione, io parlerò per questa persona e ti spiegherò perché il mondo oggi ha bisogno di Cristo. Ho trovato 7 ragioni. Primo, qualsiasi movimento politico o contestazione nasce con degli ideali, o perlomeno per lottare contro delle cose brutte, ma poi a poco l'organizzazione prende il sopravvento e ci si dimentica degli ideali, e in nome dell'organizzazione a volte si arriva a fare cose terribili. Chi invece si confronta continuamente con la parola di Gesù non perde mai la carica ideale, la capacità di sognare, è capace di contestare dal di dentro l'organizzazione di cui lui stesso fa parte. Secondo, ogni rivoluzione fa crollare una struttura di potere per sostituirla con un'altra, che spesso genera oppressione esattamente come prima. Ma chi segue Gesù sarà sempre dalla parte degli ultimi
e degli scartati, come diceva Don Primo Mazzolaro. Terzo, nel mondo non c'è nessuno che difende la dignità di ogni persona. Chi difende i poveri non difende l'embrione umano. Chi difende l'embrione umano non difende lo straniero. Chi difende lo straniero non difende qualcun altro, e così via. Solo chi segue Cristo difenderà la dignità di ogni persona, nessuna esclusa. L'unico vero umanesimo che non crolla è quello che ci insegna Gesù Cristo. Quarto, nel mondo per lottare per degli ideali si tende sempre ad individuare dei nemici, da guardare con diffidenza, da odiare, da eliminare almeno verbalmente. Solo chi segue Cristo riesce a costruire degli ideali amando i nemici, cercando comunque spazi di dialogo, di confronto, di lavoro comune con ogni persona. Quinto, nel mondo si fa fatica a tenere insieme la dimensione spirituale e l'impegno sociale. Ci sono persone che sono tutte impegnate per gli altri, ma non pregano mai. E ci sono persone che pregano, ma non si impegnano per gli altri, per i più poveri, per i bisognosi. Chi segue Gesù è contemporaneamente immerso nella preghiera e impegnato a costruire un mondo migliore. Siamo al numero 6. Nel mondo tutti tendono a seguire un leader. E più il leader è forte, più parla con la voce grossa, più semina odio e più lo seguono. Qualche volta ci sono persone che si ribellano ai leader e cercano di fare il contrario, e quindi in realtà anche loro sono influenzati dal leader. Ma solo chi segue Gesù sarà veramente libero da ogni leader, non si farà influenzare da nessuno e nello stesso tempo amerà tutti. Sarà se stesso senza per forza essere contro qualcuno. Ultimo, le persone tendono ad identificarsi con ciò che fanno, con il loro mestiere, con il loro volontariato, con l'associazione di cui fanno parte. Interessante, ci sono persone che fanno parte di quell'associazione e parlano solo di quella cosa. Avete notato? Sembra che la sua identità sia solo quell'associazione. Vuol dire che danno importanza solo a quello che faccio io, tutto il resto conta niente. Solo chi segue Cristo è attento a tutto e a tutti, ha una mentalità veramente aperta, è capace di comprendere tutti e di valorizzare quello che fanno. Questi sono solo alcuni esempi, potreste farmene altri voi partendo dalla vostra esperienza, e scopriremmo che il mondo ha ancora bisogno di Cristo. Il mondo ha bisogno oggi più che mai dei discepoli di Cristo, i veri discepoli. E allora vale la pena di appassionarsi per Cristo, di metterlo al primo posto, di considerarlo come il tesoro della vita.